Dalle 16.15 andremo a seguire Cremonese-Brescia, il primo anticipo della giornata con Marco Signorelli. Facciamo un primo collegamento. Buongiorno anche dallo stadio Zini di Cremona. In palio qui oggi c'è la testa della classifica, chi vince vola in vetta aspettando la risposta del Lecce, che scenderà in campo domani a Perugia. La Cremonese è una delle rivelazioni di questo campionato, il Brescia una conferma nelle prime posizioni nonostante alti e bassi e colpi di teatro del suo presidente. Al momento la classifica ci dice Pisa primo con una partita in più a 52 punti insieme al Lecce, poi Brescia 51, Cremonese 50. Pochi giorni fa i grigiorossi hanno ottenuto un buon pareggio per 1-1 a Benevento, le rondinelle hanno battuto 2-1 il Perugia in rimonta al Rigamonti. Ci sono 50 chilometri di distanza tra le due città, non sorprende dunque oggi che entrambe le curve siano gremite, sono oltre 1800 i tifosi ospiti per un totale di quasi 9000 spettatori presenti. Linea a Cremona. A Cremona siamo al sesto, il risultato è sempre di 0-0 tra Cremonese e Brescia, ma le squadre si affrontano a viso aperto, con la Cremonese un po' più aggressiva in questi primi minuti di gioco. Nel periodo in cui non siamo stati collegati c'è stata la prima occasione proprio per i padroni di casa con un diagonale destro di Baez, terminato fuori non di molto. Linea Cremona. Dodicesimo minuto di gioco a Cremona, 0-0 tra Cremonese e Brescia, mentre non eravamo collegati, altra occasione per la Cremonese con Baez che ha recuperato un pallone, lo ha servito a Ciofani che dal vertice sinistro dell'area piccola ha calciato con il sinistro il pallone, non è uscito di molto, non è andato molto lontano dal palo alla sinistra di Joronen. Linea Cremona. A Cremona siamo al sedicesimo, meglio la Cremonese in questo primo quarto d'ora, pochi secondi fa altra occasione per i padroni di casa con un destro a giro dal limite dell'area di Gaetano, il pallone basso che è terminato a lato non di molto anche questa volta, dunque al momento tre occasioni per la Cremonese, ancora nessuna per il Brescia. Linea Cremona. 22-10 sul cronometro a Cremona, il Brescia ha messo la testa nella metà campo della Cremonese negli ultimi minuti, ora un calcio d'angolo per la formazione di Pippo Inzaghi, il primo di questa partita con Pajac che andrà a battere, siamo dalla bandierina di destra rispetto allo schieramento del Brescia, dunque batterà Pajac con il sinistro, il suo tiro sarà una parabola a rientrare, alza il braccio Pajac, prende la rincorsa, la battuta del giocatore in mezzo, il colpo di testa e il gol di Cistana, il vantaggio del Brescia al 23esimo minuto direttamente da calcio d'angolo, Pajac, il pallone a mezz'aria passa in mezzo a tutti i giocatori sia della Cremonese che del Brescia, ci mette la testa Cistana e batte Carnesecchi per il vantaggio degli ospiti. Quando siamo arrivati al 24esimo minuto dunque è cambiato il risultato allo Zini, Cremonese 0 Brescia 1, studio Cremona. 29esimo a Cremona, Cremonese 0, Brescia 1, Cremonese che attacca alla ricerca del gol del pareggio, si aprono degli spazi, poco fa occasione per il Brescia con un contropiede partito da Bajic che ha ceduto il pallone a sinistra a Pajac, palla al centro per Bertagnoli che ha appoggiato per Bisoli all'interno dell'area, all'ultimo è arrivata la chiusura in scivolata di Sernicola che ha messo il pallone in calcio d'angolo, però grande occasione questa per il Brescia che non è riuscito ad andare alla conclusione, ma sicuramente ha corso un grosso rischio la Cremonese. Sul 24-22 è lo Zini che interviene perché c'è il pareggio della Cremonese al 31esimo con Gaetano, dunque cambia ancora il risultato, Cremonese 1 Brescia 1, a te Cremona. 34esimo dunque la Cremonese ha trovato il gol del pareggio, Cremonese 1 Brescia 1, bello il gol di Gaetano che ha ricevuto un pallone dal retrovie, lo ha messo giù, è entrato in area con una serpentina e poi con il sinistro ha calciato sul primo palo, niente da fare per Joronen, forse anche qualche responsabilità del portiere del Brescia visto che la conclusione era sul suo palo. Linea Cremona. 36 minuti 50 secondi sul cronometro allo Zini, Cremonese 1 Brescia 1, poco fa altra occasione per il Brescia con Palacio pescato in aria, l'argentino ha saltato Carnesecchi, si è allargato sulla sinistra ma si è allungato troppo il pallone, poi ha perso anche l'equilibrio, palla sul fondo, Palacio a terra, comunque tutto regolare per l'arbitro Airoldi, altra occasione in ogni caso per il Brescia, si gioca da 6 minuti nella ripresa allo Zini, Cremonese 1 Brescia 1, poco fa occasione
occasione per la Cremonese con un destro da fuori area di Baez, terminato a lato non di molto. Torniamo dal Marco Signorelli. Marco. Tredicesimo allo Zini, Cremonese 1, Brescia 1, poco fa altra occasione per la Cremonese con il contropiede, Sernicola sulla corsia di destra, aveva lo spazio per il cross in mezzo, c'era Ciofani, ha preferito rientrare sul sinistro, tentare la conclusione, terminata a lato, dunque non cambia il risultato, Cremonese 1, Brescia 1, studio. Marco Signorelli. Sedicesimo del secondo tempo, Cremonese 1, Brescia 1. Nella curva della Cremonese c'è uno striscione grigio-rosso con una scritta molto semplice, pace, un messaggio di pace lanciato dai tifosi della Cremonese, dunque riguardo alla situazione internazionale. Cremonese-Brescia in Serie B, Marco Signorelli. 22esimo a Cremona, non è cambiato il risultato, Cremonese 1, Brescia 1, ci sono state delle sostituzioni, nella Cremonese sono entrati Di Carmine al posto di Ciofani e Raffià al posto di Zanimacchia, un'occasione per la Cremonese proprio con il neoentrato Raffià che è stato autore di un'incursione in area, poi il suo destro che è andato a colpire l'esterno della rete. Diciamo così da declinare. Chiedo scusa Repice, intervengo da Cremona perché c'è il vantaggio della Cremonese al 42esimo con Di Carmine, Cremonese 2, Brescia 1, a te Repice. Grazie Signorelli, che ascolteremo tra pochissimo proprio per i minuti finali dell'importantissima sfida di Serie B, il derby lombardo tra la Cremonese e il Brescia, e noi come promesso ritorniamo immediatamente a Cremona per Cremonese Brescia. La linea al collega Signorelli. 23esimo allo stadio Zini, appena cambiato il risultato saltano in tribuna i tifosi della Cremonese perché la Cremonese ora conduce per 2-1 sul Brescia, la rete di Carmine, un assist direttamente dalla propria metà campo di Valeri, dalla fascia sinistra per Di Carmine che è entrato in area e con un pallonetto di destro ha superato Joronen in uscita, dunque il vantaggio della formazione grigio-rossa, completata la rimonta visto che la Cremonese al 23esimo del primo tempo si era ritrovata sotto a causa della rete realizzata da Cistana per il Brescia, poi era arrivato il pareggio di Gaetano e ora il vantaggio con Di Carmine. Cremona per Cremonese Brescia. A Cremona mancano davvero pochi secondi alla fine di questa partita con la Cremonese che conduce per 2-1 sul Brescia, l'ultimo disperato tentativo d'attacco del Brescia con il cross di Karakic messo fuori da Gaetano e arriva proprio in questo istante il triplice fischio dell'arbitro Airoldi, in campo a festeggiare anche Fabio Pecchia per questo successo importantissimo che porta la Cremonese momentaneamente al comando del campionato di Serie B, deve ancora giocare il Lecce che sarà impegnato domani, però intanto la Cremonese passerà una notte da capolista. Ricordo la sequenza dei gol, il vantaggio del Brescia al 23esimo del primo tempo con Cistana, poi il pareggio di Gaetano e il gol partita al 42esimo del secondo tempo di Carmine, dunque ribadisco il finale, Cremonese 2 Brescia 1.